una giornata, una puntata ricca di contenuti. E allora è arrivato il momento dell'approfondimento. Cedo subito la parola a Nicola Morcavallo e al suo ospite. Grazie Paola, torniamo insieme per approfondire una notizia che leggiamo sulla ADN Cronos, riguarda i riscaldamenti. Siamo prossimi ormai all'inverno, abbiamo visto anche dalla situazione climatica un'Italia spaccata in due con il nord flagellato anche dagli stessi nubifragi e un sud dove ancora per qualche giorno, ecco, vediamo lontano l'inverno. Ma dal punto di vista legale, il 15 ottobre si è aperta la stagione dei riscaldamenti nella fascia climatica E, che comprende molti grandi centri del nord Italia come Milano, Torino, Bologna e Venezia. Dal 1 novembre sarà invece la volta della fascia D, che include città come Roma, Genova e Firenze. Per unire comfort e risparmio, l'Enea ha elaborato 10 consigli sul corretto utilizzo degli impianti di riscaldamento. Noi abbiamo in collegamento questa mattina la dottoressa Francesca Caffari, che è ricercatrice del laboratorio Efficienza energetica negli edifici e sviluppo urbano dell'Enea. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, grazie. Ecco, un vademecum, quali sono i consigli che l'Enea dà ai cittadini per risparmiare sul riscaldamento e per utilizzarlo in maniera anche sostenibile? Sì, come ogni anno abbiamo elaborato questo vademecum con dei consigli per il corretto utilizzo degli impianti. Si tratta in alcuni casi di consigli che riguardano le abitudini quotidiane degli utenti, e in altri casi si tratta di consigli che riguardano piccoli interventi che essendo interventi a basso costo possono aiutare a ridurre notevolmente i consumi energetici delle nostre abitazioni. In particolare abbiamo posto l'attenzione sull'importanza dei sistemi di regolazione dell'impianto di riscaldamento, sistemi di regolazione che sono fondamentali per evitare sprechi e possono essere di diverse tipologie. E i sistemi di regolazione dell'impianto possono andare infatti a regolare la temperatura interna degli ambienti, come fanno i classici cronotermostati che siamo abituati ad utilizzare per impostare le temperature e gli orari di accensione del nostro impianto, ma esistono anche sistemi di regolazione che vanno ad agire sulla temperatura di mandata dell'acqua che viene inviata ai termosifoni o ai pannelli radianti, a seconda del sistema che abbiamo installato all'interno della nostra casa. E in particolare il consiglio è quello di abbinare al nostro sistema di riscaldamento un sistema di regolazione che si definisce climatico e che permette di variare la temperatura di mandata dell'acqua in base alla temperatura esterna. E questo vuol dire che minore la temperatura esterna e quindi più fuori fa freddo, più alta sarà la temperatura di mandata ai termosifoni, e questo è importantissimo negli impianti di nuova generazione, come ad esempio le caldaie a condensazione che lavorano a basse temperature oppure le pompe di calore elettriche. E si stima che il risparmio che possiamo raggiungere riducendo la temperatura di mandata dell'acqua di 10 gradi arriva anche fino al 25%. E il consiglio è quello comunque di andare ad installare anche dei sistemi di regolazione della temperatura interna, quindi abbiamo già detto i cronotermostati, ma anche i sistemi di regolazione per singolo ambiente come le valvole termostatiche, che sono sempre più diffuse. Mentre altri consigli riguardano le abitudini quotidiane che possiamo adottare per appunto limitare i consumi. Basti pensare evitare ad esempio di inserire ostacoli davanti ai termosifoni che possono ostacolare la diffusione del calore nell'ambiente, oppure fare attenzione alla temperatura. Noi siamo abituati a impostare una temperatura di 20 gradi all'interno delle nostre abitazioni. Se andiamo a ridurre quella temperatura a 19 gradi si stima che possiamo risparmiare circa il 10%. Quindi un risparmio sulla temperatura, come
come ci diceva, è già un fatto facilmente controllabile, così come altre piccole abitudini importanti sono quelle innanzitutto della manutenzione degli impianti di riscaldamento, che spesso dimentichiamo. E poi un altro consiglio che credo sia importante, quello molto semplice, di non lasciare troppo aperte le finestre, soprattutto la mattina al risveglio, quando l'ambiente è fin troppo caldo. Bastano pochi minuti per far cambiare l'aria. Bastano pochi minuti per cambiare l'aria, cerchiamo di effettuare i ricambi d'aria nei momenti della giornata meno freddi, ovviamente per evitare che il calore all'interno dell'abitazione si disperda troppo, e bastano appunto pochi minuti. E, un altro consiglio importante che vorrei sottolineare è quello di installare dei sistemi di monitoraggio e di controllo. Questo perché i sistemi di monitoraggio e quindi l'installazione, ad esempio, di contatori intelligenti che ci consentono di visualizzare i consumi aumenta la consapevolezza, e la consapevolezza è fondamentale per andare poi a individuare le abitudini migliori e andare a individuare le cause di spreco di energia. Ecco, dottoressa, in conclusione, per quanto riguarda quella che è l'attività della stessa Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, l'ENEA appunto, ecco, rispetto a quelli che sono consigli pratici, avete un quadro generale della situazione in Italia di quello che è l'efficientamento energetico? Voglio dire, possiamo definire l'Italia di classe A o ancora c'è molto da fare? Allora, in Italia c'è ancora molto da fare, tanto è stato fatto negli ultimi anni, ma sappiamo che la nuova direttiva europea, la cosiddetta direttiva Case Green, impone obiettivi molto sfidanti per i prossimi decenni. Si parla di un parco edilizio decarbonizzato al 2050. Quindi abbiamo fatto tanto, siamo sulla buona strada, ma c'è ancora molto da fare. È importante sottolineare che iniziative pubbliche come quella del Vademecum stilato dall'Enea possono essere sicuramente uno strumento indispensabile per poter dare nelle mani dei cittadini, ecco, anche praticamente la possibilità di operare secondo questo obiettivo. Io ringrazio di cuore la dottoressa Caffari per averci dato l'opportunità quest'oggi, ecco, di soffermarci su questi temi. È sempre un piacere poter ospitare l'Enea, a questo ente che davvero è importante per la